Cari amiche e cari amici video della sera, che diciamo così riassume un po' tutte le voci di mercato. Oggi due nomi miei ipotesi plausibili? Non lo so, vi riferisco semplicemente poi le vado a verificare, però, dato che ho verificato già che a gennaio non dovrebbero esserci movimenti, finché mi dicono. No, non ci sono movimenti, vi dirò: non ci sono movimenti. Poi vediamo perché ogni giorno può essere un'opportunità e d'altra parte in, questi, in queste ore che precedono l'inizio, in questi giorni che precedono l'inizio del campionato mondiale, o si impazza, ci sono il discorso dei rinnovi. Ma andiamo a vedere perché magari qualche nome poi potrebbe essere un nome. È possibile, ripeto, mi piace l'aggettivo plausibile. Oggi due nomi sono stati accostati al Milan, tutte e due, e questo non mi dispiace, nel ruolo di centrocampista centrale, perché abbiamo sempre detto che il Milan deve trovare non un nuovo Benasser. Non voglio ripetermi riguardo al discorso legato al rinnovo, speriamo, entro Natale, così mettiamo un'altra tacca a questo discorso. Ma in ogni caso abbiamo capito che serve un'alternativa a Benasser. Un'alternativa a Benasser e oggi addirittura due. Uno ben conosciuto perché ha giocato anche in Italia, l'altro un po' meno, anche se è un nome di spicco nel campionato francese. Partiamo proprio da lui. Parliamo di Hussein Awar. Hussein Awar, giocatore. Caso vuole di origine Algeria, anche, algerina, anche se francese. Quindi il Milan potrebbe mettere due sangue algerino a centrocampo. Dove gioca? Nell'Il. Altra cosa importante, in scadenza nel 2023. L'aveva messo un po' da parte l'allenatore Boss, poi invece è stato nelle ultime partite, ha giocato titolare. Ha giocato titolare e bene. È un centrocampista centrale dal buon piede, dalla buona qualità. È giocatore proprio un ideale alternativa al è un giocatore di 24 anni, l'ideale alternativa a Benasser Hussein Awar. Questo potrebbe essere un nome da seguire. Vedremo. Sappiamo che in Francia e Milan volentieri va a cogliere frutti va a cogliere opportunità e potrebbe cogliere l'opportunità proprio di Ussem Awar. L'altro nome sempre, e questo viene conosciuto di più, è un giocatore del 96, un giocatore fatto e finito, nel senso che non è era ed è finito, fatto e finito, come sapete, significa un giocatore già nel pieno della sua maturità e parliamo di Luis Torreira centrocampista già brillante nell'Arsenal è andato ora gioca nel Galatasaray e lui proprio oggi ha detto io sono andato al Galatasaray perché voglio giocare il mondiale, lui è un giocatore uruguaggio, è uno dei registi dell'Uruguay, una delle formazioni forse outsider, ma non così lontane dalla possibilità di essere protagonista al mondiale. Torreira è un brevilineo, però è proprio il giocatore che fa girare la palla un altro regista sono i due nomi caldi del del de, non del mercato rosso nero due nomi caldi sui siti sui giornali su su riviste che si occupano una di queste numero 10 l'applicazione numero 10 che potete gratuita che potete scaricare dal link in descrizione questa è un'altra è un altro un'altra applicazione seria che va a cercare sempre ovviamente notizie, notizie che possono riguardare le squadre italiane, in questo caso anche il Milan. E questi due nomi, Awar e, e Torreira, sono nomi che non mi dispiacciono perché sono nomi che vanno lì dove il Milan può avere una lacuna, il centrocampo, il centrocampo a livello di regia. Ve le ho segnalate. Altre novità riguardanti il rinnovo di, Lea, di Leao, oggi non ce ne sono. Eh, C'è eh, un intervento di Th Todd Dumvula, l'avvocato di Leao, che per una faccina che ha messo eh, ha creato un po' di subbuglio, una faccina, i soliti emoticon, che ha messo su una dichiarazione circa eh, qualcuno avrebbe detto... Guarda che succede di tutto, che Maldini sarebbe ottimista, allora lui ammetto una faccina come per dire, ma non ne sarei così sicuro, però sono cose che vi faccio passare così perché mi suscitano l'emozione di un bacio a una sorella, cose concrete non ce ne sono, è inutile che andiamo a inventare, non mi piace inventare. Per quello che riguarda Benasser, abbiamo dato, la, abbiamo già detto nel video di oggi la scadenza a natale, cominciamo. La scadenza Natale è comoda anche per un altro motivo, così per un mese e mezzo, abbiamo detto tanto c'è la scadenza Natale, quindi non soffriamo in attesa di evoluzioni. Evoluzioni che in questo momento non appaiano, non appaiano vicine per quello che riguarda le due, le due, i due rinnovi. Ma bello che si stia lavorando per le AO, bello che secondo gli amici, i colleghi della Gazzetta dello Sport, si stia già pensando di triplicare il o quasi triplicare l'ingaggio di l'ingaggio di benassera d'altra parte c'è sempre il pericolo qualcuno teme che triplicando anche altri possano lamentarsi incominciamo benassera ad averlo così tutti gli altri hanno benefici vanno avanti nella considerazione visto che giocano in una, una squadra con di successo che potrebbe migliorare ancora la sua caratura internazionale e questo poi porterebbe anche agli altri in caso di vittoria la possibilità di bussare è tutta una corsa se c'è un giocatore bravo migliorano gli altri gli altri migliorano diventano più bravi eh, sono più appetiti possono chiedere più soldi e insomma ma non mi sembra difficile questo concetto. Non mi sembra difficile perché guardare il proprio orto e dire voglio i soldi di. comincia a giocare da soldi di. quindi è un, questo qui è una preoccupazione che io francamente non ho, quella dello spogliatoio che può andare in subbuglio. Perché, dato che il Milan ha dimostrato di avere uno spogliatoio molto equilibrato, con giocatori dal grande spirito di sacrificio, quindi. E soprattutto intelligenti, ben gestiti da un uomo intelligente e di esperienza come Pioli, penso proprio che si possa, possa tra, tutti possano trarre benefici, po, beneficio. Poi c'è il signor Paolo Maldini. Paolo Maldini ha una caratteristica. Quando si rende conto che a un giocatore sfugga l'importanza di essere al Milan, Paolo Maldini ha una sua linea. La linea di cederlo di non seguirlo più di non accontentarlo più è già successo Colomwani che oggi è stato convocato per Ken Kunku e purtroppo si è fatto male un altro giocatore alla vigilia del mondiale e ci dispiace come a tutti gli altri per tutti gli altri Colomwani era stato contattato dal Milan ve l'avevo segnalato insieme ad Antist chi, mi, chi si ricorda avevo segnalato questi due nomi due anni fa ma non, non come giocatori che eh, avrebbero dovuto arrivare al Milan, ma come giocatori interessanti, Colom Wanyi. Ma quando il Milan, così si dice, ha incominciato a sondare il terreno per Colom Wanyi, ha capito che Colom Wanyi era molto attratto da sirene tedesche. E con tutto il rispetto per l'Eintracht di Francoforte, che è fra le prime 16 come il Milan in, in Champions League, Paolo Maldini, quando si accorge che un giocatore a un giocatore vengano dei dubbi e debba scegliere, sia incerto nella decisione tra, tra Eintracht Francoforte e Milan, ebbene, Paolo Maldini. L'ha mollato subito, l'ha mollato immediatamente perché, se un giocatore legittimamente decide di avere questo dubbio e decide di optare per un'altra squadra, l'Eintracht Francoforte, va bene. Paolo Maldini è la stessa cosa, decide subito cosa fare. E la stessa cosa per giocatori che si accorge, si possa eventualmente accorgere che non abbiano più il sacro fuoco rosso-nero. Paolo Maldini è una linea. Bene, è stato bello, arrivederci. Paolo Maldini, e a tutti i giocatori vorrei, vorrei dare un consiglio: che si vedano stavamo bene insieme. Così per quei giocatori che magari, ma non credo ce ne siano nella rosa del Milan, possono avere dei dubbi, possa nascere dello scetticismo. Basta che guardino quel, quel docu film, quel film, e si renderanno subito conto che cosa voglia dire giocare nel Milan. E guardare quei campioni che sono ancora onorati di parlare di Milan, grandi campioni che hanno vinto tutto. È molto molto semplice la linea dei dirigenti del Milan. Voglio ricordare che è uscito il numero 10 del mio podcast. Sta andando molto bene la Genesi, quando Adriano Gagliani urlò svegliando i condomini di Viale Regina Giovanna, stava mangiando alla Risacca e il presidente Berlusconi disse "Se sì, prendiamo prendiamo Rui Costa". Rui Costa che era già destinato come toldo al Parma, ma lui declinò il pur prestigioso invito del presidente Tanzi, allora presidente del Parma e poi venne al Milan. E con lui la nascita dei dei, dei meravigliosi con l'arrivo di Carlo Ancelotti che anche lui aveva dato parola al Parma ma poi non seppe per fortuna nostra e anche sua dire di no al Milan tutte queste storie tutte queste an questi aneddoti nel uh, capitolo 10 nell'episodio 10 del mio podcast che segue il 9 la vittoria di Manchester e anche lì la mia voce che si esalta ai gol di Pippo Pippo Mio, di Pirlo a Verona, c'è cioè la cronaca del primo gol di Pippo Inzaghi, superando, approfittando di un errore di Pierini per battere il portiere della Fiorentina. Momenti meravigliosi. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.